E con la ripartenza del turismo si alza anche l'attenzione sul fenomeno degli affitti truffa, ovvero case pagate per poi rivelarsi inesistenti. Martin Cucera. Vantaggi e svantaggi, il web come sempre, anche in ambito immobiliare da una parte offre tantissime possibilità in più, dall'altra parte è anche terreno di insidie per chi è meno navigato. E purtroppo con l'arrivo del periodo estivo, in modo particolare di questi ponti festivi, è sempre in agguato la truffa delle locazioni online. Finita la Pasqua e Pasquetta da tutto esaurito, si guarda già avanti, anche per quello che riguarda la prevenzione rispetto agli affitti delle case vacanza. Prevenzione che parte da alcune regole base. Controllare se nell'annuncio c'è il codice CITRA, che è un codice alfanumerico rilasciato dalla Regione Liguria che identifica l'alloggio come alloggio regolarmente registrato ed esistente. Chiediamo sempre il contratto scritto, anche per brevi periodi. Quest'anno per adesso non si hanno notizie di truffe organizzate, ma basta pensare all'anno scorso, dove sia Finale che Alassio stessa sono state utilizzate da un giovane truffatore che aveva incassato decine di migliaia di euro in caparre per case rivelatesi poi inesistenti. Anche lì, sempre verificare bene tutti i dettagli. Veniamo sempre a visionare gli immobili che vi propongono via web, anche se chi vi propone, il finto proprietario degli immobili, dicendo che è un affare, di non venirli a vedere. L'importante è scendere e controllare se l'immobile è esistente. In sostanza, fidarsi è bene, controllare meglio, per avere la certezza di una vacanza non rovinata prima di iniziare.